Noi di MB News siamo con Martina Caironi, pluricampionessa paralimpica. Oggi ha avuto una giornata molto intensa stamattina con i ragazzi del Collegio Bianconi, invece questo pomeriggio qui all'ortopedia Pirola. Cosa significa per te incontrare la gente e soprattutto i giovani, parlare di quella che è la tua esperienza di vita e anche dei tuoi successi sportivi? Sì, oggi vi stiamo e io lo faccio sempre molto volentieri perché capisco l'importanza di diffondere, ecco, non solo un messaggio ma anche semplicemente quello che è la mia esperienza. E quindi sì, stamattina ho parlato in questa scuola a ragazzi di un'età tra i 15 e i 18, da quanto ho capito, e invece oggi siamo qui, oggi pomeriggio, nell'ortopedia, quindi mi soffermerò un po' più sui dettagli tecnici, sulla protesi che utilizzo e su quanto fa la differenza poter avere un sistema protesico efficiente. Ecco, oggi hai parlato ai ragazzi non solo della tua esperienza e della tua attività per quanto riguarda l'atletica, ma insomma hai spiegato che sei una sportiva a tutto tondo. Puoi raccontare un po' brevemente anche ai lettori di MB News le altre attività sportive che intraprendi quotidianamente, direi? Sì, dunque io sono ancora in attività, quindi ogni giorno faccio attività fisica che può andare dalla semplice biciclettata per spostarmi da un posto all'altro, come ovvio ai tessuti aerei, come vi ho mostrato prima, e poi vado in palestra, vado in piscina, mi muovo, cammino molto, ho la passione per i viaggi, quindi cammino parecchio anche. E niente, nell'attività da sportiva c'è anche tutta la parte comunicativa, e sono portatrice sana di un messaggio che va oltre lo sport e che quindi include anche che cosa significa essere disabili, con i vantaggi in certi casi di avere una coscienza, no, un po' più profonda, e anche gli svantaggi, cioè ti accorgi delle barriere architettoniche. Ogni giorno, ogni mattina io mi sveglio e la gamba non è ricresciuta, quindi questo è un dato di fatto, ma se impari a prendere con positività la vita, poi di conseguenza io credo che la vita ti risponderà con un sorriso. Grazie Martina, complimenti. Grazie a voi.